illustra l'interrogazione numero 2424 concernente le attuali criticità nella gestione del fenomeno migratorio. 3 minuti. Grazie Presidente. Signora Ministra, purtroppo l'Italia sta tornando a essere di nuovo meta privilegiata per la migrazione di migliaia e migliaia di disperati, soprattutto migranti economici, che arrivano costantemente sulle nostre coste. Come a lei ben noto, nei primi mesi di quest'anno gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto al 2020, lo stesso periodo, e più che duplicati rispetto allo stesso periodo del 2019. Una vera e propria invasione che crea enormi problemi, soprattutto in un momento grave di emergenza come quello rappresentato dalla pandemia, aggravato dal fatto che molti di questi immigrati, sembra strano, ma sono liberi di circolare liberamente sul territorio nazionale a differenza di tutti gli italiani e di tutti gli immigrati regolari, con il rischio di diffondere il contagio e in particolare con il rischio di portare in Italia varianti del virus resistenti anche alle cure e ai vaccini. Come è altrettanto noto che infiltrati in questa massa di disperati ci sono anche molti affiliati alle varie mafie straniere che stanno prendendo il controllo di gran parte delle nostre periferie e anche purtroppo in alcuni casi si sono riscontrati anche la presenza di terroristi. Come lei ben sa, grazie al lavoro coraggioso di alcune procure e di alcuni magistrati, si è scoperto quello che in realtà già si sapeva, e cioè che le ONG, lungi da svolgere semplicemente un lavoro di recupero dei naufraghi nel Mediterraneo, molto spesso svolgono in realtà un ruolo di sostegno, di ausilio ai trafficanti di carne umana, ai trafficanti di esseri umani e in alcuni casi sono addirittura complici di questo traffico indegno. Quindi noi le chiediamo, Ministra, quali sono le misure urgenti che lei intende assumere, che il governo intende assumere per porre finalmente freno a questa immigrazione così priva di regole, così priva di controllo, che rischia di creare all'Italia e agli italiani ancora più sofferenze di quelle che già purtroppo stanno patendo in questo periodo. Grazie. Grazie, senatore Balboni. Risponde la ministra dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese. Signor Presidente, onorevoli senatori, i flussi migratori provenienti dal Nord Africa è sicuramente un argomento importante che seguiamo con la massima attenzione. Ritengo che sia necessario innanzitutto la disarticolazione dei sodalizi criminali che certamente portano alla perdita di vite umane e quindi sicuramente è necessario contenere, su questo ne siamo certi e stiamo facendo tutto il possibile, quello che è l'immigrazione illegale. Un efficace contrasto del traffico dei migranti e della tratta richiede 2 condizioni. In primo luogo, un approccio condiviso coi paesi terzi di origine e transito dei flussi, nel senso che tali paesi devono cooperare ed essere sostenuti nella costruzione di efficaci sistemi di controllo delle frontiere. In secondo luogo, serve il rilancio della dimensione esterna della politica migratoria europea, come ho avuto anche di rimarcare in occasione della riunione congiunta dei ministri degli esteri e dell'interno svoltasi il 15 marzo scorso. Occorre in definitiva anche uno sforzo straordinario dell'Unione Europea per rilanciare il dialogo politico, gli accordi di partenariato con i paesi terzi, in modo da prevenire i flussi migratori, facilitare le attività di rimpatrio e nel contempo intensificare la cooperazione nel campo dello sviluppo economico sostenibile e della migrazione legale.
Questo versante delle politiche migratorie richiede un maggior coordinamento tra gli organismi di governo dell'Unione Europea e i Paesi membri, e in tale contesto l'Italia è pronta a offrire un contributo concreto. Passando alla dimensione operativa, uno strumento importante di controllo delle frontiere marittime esterne è costituito dall'operazione di pattugliamento congiunto misto TEMIS, condotto sotto l'egida di Frontex, tuttora in corso, finalizzata alla sorveglianza marittima per il controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Inoltre, attraverso l'impiego dei finanziamenti europei previsti dal Fondo Sicurezza 2014-2020, è stato realizzato l'ammodernamento del rete radar costiera della Marina Militare e della Guardia di Finanza, proprio per potenziare la capacità di intercettamento in mare anche di imbarcazioni piccole utilizzate dai migranti per raggiungere le coste italiane. Circa i rischi sanitari connessi ai flussi migratori evocati dall'onorevole interrogante, io vorrei precisare che tutti i migranti giunti sul territorio nazionale prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza sono sottoposti ai protocolli sanitari finalizzati al contenimento del controllo del contagio da Covid e regolarmente svolgono un periodo di quarantena e scendono soltanto dalle navi dove svolgono il periodo di quarantena dopo aver fatto il tampone con esito negativo. Quanto all'attività di prevenzione del rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori, le forze di polizia mantengono un elevato livello di attenzione e in questo ambito operano apposite task force composte da esperti antiterrorismo dell'immigrazione attive nelle principali aree di sbarco e negli hotspot nazionali con il compito di analizzare proprio la possibilità di infiltrazioni terroristiche. Senatore Durvalder illustra l'interrogazione numero 2427 concernente l'indennità di bilinguismo spettante al personale della Polizia di Stato operante nella provincia di Bolzano. 3 minuti. Grazie Presidente. Gentile signora Ministro, la legge numero 1165 del 1961 prevede l'attribuzione dell'indennità di seconda lingua anche al personale dei ruoli della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Bolzano. Il DPR numero 752 del 1976 ha introdotto gli esami di bilinguismo per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana-tedesca finalizzato al rilascio da parte delle commissioni di 4 tipi di attestato a secondo del livello di conoscenza della lingua italiana-tedesca, cioè livelli C1, B2, B1 e A2. L'indennità di bilinguismo è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa. Considerato che l'articolo 1 del decreto legislativo numero 95 del 2017 ha sostituito l'articolo 6 del DPR numero 335 del 1982, innalzando il livello rispetto al titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli di base della Polizia di Stato, da diploma di istruzione secondaria di primo grado a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di innalzamento del requisito rispetto al titolo di studio richiesto, i soggetti interessati hanno inoltrato domanda alla Questura di Bolzano di allineamento dell'indennità di bilinguismo in busta paga, come previsto dalla normativa in vigore, dal livello B1 al livello B2, con richiesta di corrispondenza dei relativi arretrati economici maturati. Tali domande risultano allo stato attuale inevase presso gli uffici competenti. Si chiede pertanto di sapere quali siano le ragioni del ritardo della presa in carico delle domande di allineamento dell'indennità di bilinguismo secondo i nuovi livelli stabiliti e se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare gli uffici competenti all'esbrigo di tale domande. Grazie. Grazie Senatore Durvalder. Risponde la Ministra dell'Interno, Consigliere Luciana Lambrogese. Signor Presidente, onorevoli senatori, faccio riferimento a quanto evidenziato dal senatore interrogante e occorre premettere al riguardo che la corrispondenza tra il livello di conoscenza della lingua italiana e lingua tedesca e titolo di studio richiesto per l'esercizio della funzione amministrativa è espressamente prevista per tutte le amministrazioni pubbliche da un DPR ormai risalente del 76, il numero 752.
Questa normativa prevede che l'indennità di seconda lingua sia calcolata con riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza linguistica e non rapportata alla funzione ricoperta, e che qualora il livello di conoscenza linguistica conseguito sia più elevato rispetto al grado richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale ricoperta, l'indennità debba essere calcolata con riferimento al livello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale. Successivamente, con un decreto legislativo del 2017, il numero 95, è stato modificato l'articolo 6 di un precedente DPR numero 335, che riguarda i ruoli delle forze di polizia, e ha innalzato il titolo di studio per l'assunzione degli agenti della Polizia di Stato dal diploma di istruzione secondario di primo grado al diploma di istruzione di secondo grado. Tuttavia, in ossequio al principio del tempus regit actum, deve trovare applicazione ai dipendenti la normativa vigente alla data del loro ingresso nella Polizia di Stato, non potendo giovarsi coloro che sono entrati successivamente della modifica intervenuta nel 2017. Questo orientamento, peraltro, è stato anche condiviso dalla più recente giurisprudenza amministrativa, tant'è che il TAR, sezione autonoma di Bolzano, con sentenza del 6 novembre 2019, la numero 269, ha statuito che la circostanza che il ricorrente sia in possesso di un attestato di bilinguismo di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso all'esterno alla funzione non determina il diritto a percepire l'indennità corrispondente, ostandovi il chiaro disposto del quinto comma dell'articolo 1 del DPR 752. Comunque voglio assicurare che la questione è all'attenzione dei miei uffici e assicuro che verranno fatti tutti gli approfondimenti necessari e all'esito di questi saranno adottati i provvedimenti conseguenti. Interrogazione numero 2425 concernente l'ingerenza della criminalità organizzata nell'area di Castellavalle di Stabia e Torre del Greco. Prego, senatore. Grazie signora Presidente, eccoci di nuovo ad accendere i riflettori sull'emergenza Camorra. Signora Ministro, le chiedo che iniziative intende intraprendere per contrastare il rischio concreto dell'infiltrazione della malavita nel tessuto economico, sociale e politico del territorio napoletano, territorio già investito da un pesante disagio anche a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica. L'attenzione di questo mio intervento oggi riguarda due città dell'area napoletana, Castellammare di Stabia, più di 60.000 abitanti, dove il clan d'Alessandro è presente da tre generazioni, e Torre del Greco, 85.000 abitanti. In entrambi i comuni, inchieste della magistratura, indagini delle forze dell'ordine, evidenziano l'interesse dei clan non solo nel sistema degli appalti pubblici, ma anche nella politica locale. Le ricordo che a Castellammare di Stabia a marzo sono stati arrestati 16 esponenti del clan, la cosca avrebbe messo le mani nella sanità stabiese, e lei sa anche che sono state riaperte le indagini su due omicidi eccellenti di Castellammare: l'omicidio di Sebastiano Corrado, consigliere comunale dell'allora Partito Democratico di Sinistra, e quello di Luigi Tommasino, eletto in comune proprio nel Partito Democratico. Le è chiaro quindi l'intreccio politica locale Camorra e quindi la necessità di combattere le opacità. Poi c'è Torre del Greco, anche qui il quadro che emergerebbe da un'indagine che già nell'aprile 2019 aveva condotto all'arresto di diversi soggetti, se confermato lascerebbe trasparire una regia unica e ben definita volta a condizionare in maniera inequivocabile e criminale il voto delle elezioni amministrative del 2018 su più fronti. Insomma, signora Ministro, non ritiene il caso di istituire le commissioni d'accesso nei due comuni per verificare le eventuali infiltrazioni dei clan della Camorra? Grazie. Grazie senatore Rotolo, risponde la ministra dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese. Sì,
Si fa riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nei comuni di Torre del Greco e Castellammare di Stabia e l'onorevole interrogante chiede di sapere se in relazione a tale amministrazione si intenda o meno attivare il potere d'accesso di cui all'articolo 143 del TUEL. Con riferimento al comune di Castellammare di Stabia, lo scorso 25 marzo è stata depositata un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 16 esponenti di spicco del clan d'Alessandro, in cui sono state ipotizzate ingerenze della criminalità organizzata in appalti pubblici riferiti anche all'ospedale San Leonardo. Tale quadro investigativo è stato oggetto di esame da parte del prefetto di Napoli, che dopo una prima immediata riunione di coordinamento interforze ha approfondito la questione in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, svoltasi il 9 aprile scorso, a cui ha partecipato anche il Procuratore Distrettuale della Repubblica. In tale occasione si è convenuto che il contesto di Castellammare di Stabia vada monitorato con la massima attenzione anche attraverso l'attivazione di straordinari servizi di controllo del territorio e che il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata venga ulteriormente approfondito da parte delle forze di polizia per verificare la sussistenza dei presupposti di cui è al richiamato articolo 143 del TUEL. Il prefetto di Napoli a tal riguardo mi consegnerà a breve una relazione in esito alla quale poi si valuterà il caso se fare o meno l'accesso presso quel comune, quindi esercitare i poteri di accesso. Per quanto riguarda lo scenario criminale in Torre del Greco, la notte del 1 aprile, come evidenziato poi nell'interrogazione, è stata data esecuzione anche qui da parte dell'Arma dei Carabinieri alla misura cautelare personale emessa il 26 marzo scorso dal GIP di Torre Annunziata, sottoponendo agli arresti domiciliari, tra gli altri, un consigliere del comune. Tali misure sono state disposte nell'ambito di una più ampia articolata indagine con la quale si è accertato che in occasione della consultazione amministrativa del 2018 tutti gli indagati avrebbero fatto parte di un'associazione criminale finalizzata alla compravendita di voti. Anche la situazione del comune di Torre del Greco è stata oggetto di approfondimento nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica alla Prefettura di Napoli del 9 aprile e in quella circostanza nel prendere atto della richiesta avanzata dallo stesso sindaco del comune di Torre del Greco di inviare una richiesta di una commissione di accesso presso il proprio comune, si è convenuto sull'esigenza che gli elementi informativi siano oggetto di approfondimento da parte delle forze di polizia, anche qui per valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere a attivare le procedure stabilite dal 143 TUEL. Anche per tale amministrazione comunale sono pertanto in attesa degli elementi che mi fornirà il prefetto di Napoli all'esito del comitato per poi decidere se esercitare i poteri di accesso. Senatore Vescovi illustra l'interrogazione numero 2426 concernente l'aumento dei flussi migratori irregolari della Libia. Presidente, Ministro, i flussi migratori provenienti dalla Libia nelle ultime settimane sono notevolmente aumentati. Solo nel primo fine settimana di aprile in Italia, con una zona in Italia tutta chiusa, sono sbarcati a Lampedusa circa 500 migranti. Esiste poi un timore molto fondato che con la ripresa delle operazioni in mare delle ONG e le condizioni meteorologiche più favorevoli per motivi proprio di clima, i tentativi di sbarco aumentino ancora. Vorrei sottolineare i dati del Ministro degli Interni e li ho ripresi tra il 1 gennaio e il 13 aprile. Sono andato a vedermi il 1 gennaio e il 13 aprile del 2019, sono sbarcati irregolarmente migranti per 625 persone, Ministro Salvini. Dal 1 gennaio al 13 aprile del 2020, 3.227 migranti irregolari sulle nostre coste. Dal 1 gennaio al 13 aprile di quest'anno, del 2021, i migranti sono 8.505 illegalmente sbarcati nelle nostre coste. La situazione secondo noi è veramente difficile
perché oltre alla gestione dei migranti si aggiunge anche quella del contenimento del Covid-19, che richiede misure supplementari di controllo e di isolamento che rischiano veramente di mandare al collasso il nostro sistema. Per sapere quali azioni di politica interna ed estera, anche in accordo col governo libico e con altri paesi, stia programmando per impedire il continuo ed incessante sbarco di migranti provenienti nelle nostre coste. Dall'altra parte, per collocare equamente i migranti, magari dividendoli in tutta Europa, evitando che il nostro paese, già pesantemente provato dall'emergenza sanitaria, sia ulteriormente gravato nell'affrontare problemi di ordine pubblico legati alla gestione dell'immigrazione clandestina. Grazie. Grazie, senatore Vescovi. La ministra dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione. Siamo consapevoli che le politiche migratorie, per la loro strutturale e inevitabile sovrapposizione di piani sovranazionale, nazionale e locale, vanno elaborate con un approccio di ampio respiro, collocate nel solco dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali dell'Italia. A livello internazionale, in questi mesi, l'aspetto principale delle politiche in materia di migrazione è il negoziato in corso a livello europeo per l'approvazione del nuovo patto per la migrazione e l'asilo. Rispetto alle proposte contenute, ho già avuto modo di chiarire nelle varie sedi anche europee la posizione dell'Italia. La nostra strategia negoziale si fonda sulla necessità del riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime, con sistemi di ricollocazione più stringenti per i migranti salvati in mare nel corso delle operazioni di ricerca e di soccorso, così come prevede l'accordo di Malta del 2019. Su tale strategia mi sono confrontata positivamente da poco a Parigi con il ministro Darmanin e presto lo faremo congiuntamente al ministro francese con il ministro tedesco Seehofer. Sottolineo anche che stiamo facendo il massimo sforzo per far ripartire il meccanismo dei ricollocamenti che è stato purtroppo bloccato dalla pandemia. L'altro punto cardine è l'affermazione di un equilibrio fondamentale tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra i suoi Paesi membri. Questa priorità è stata al centro dell'incontro ad Atene lo scorso 20 marzo in occasione del MED5, un forum informale che comprende Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta, cioè i 5 Paesi membri dell'Unione Europea affacciati sul Mediterraneo e fortemente quindi esposti ai flussi come Paesi di primo ingresso. Quindi in questo quadro ritengo essenziale collaborare con i paesi di origine e transito dei flussi e in questo l'Italia è impegnata nel processo di stabilizzazione anche in Libia delle istituzioni in coerenza con il rapporto storico bilaterale che unisce i due paesi. Uno sviluppo politico importante è la recente costituzione del governo di unità nazionale che dovrebbe condurre la Libia alle elezioni a dicembre. E conto di incontrare davvero a breve il mio omologo libico per ribadire la disponibilità italiana a un sostegno efficace e costruttivo.